Alpino, come dicevo, è nato parecchi anni fa. Questo è il soccorso alpino di allora. Questa fotografia penso dica più delle mie parole cos'era il soccorso alpino qualche tempo fa. Tranquilli che non vi faccio 60 anni di storia, assolutamente, non intendo tediarvi oltre. Ma era per capire che salto di qualità è stato fatto, oltre che salto temporale. Queste sono fotografie originali dell'epoca. In particolare questa è stata scattata nelle mie zone, visto che si diceva Monte di Legno, qua siamo nel gruppo dell'Adamello. Questo è un soccorso portato allora da persone che avevano una discreta preparazione, ma soprattutto avevano una grandissima volontà, che era quella di mettersi al servizio degli altri, senza appartenere a strutture organizzate, senza appartenere a nessun tipo di nucleo o di realtà, ma semplicemente essendo abitanti del posto ed avendo sviluppato conoscenze e competenze diverse da altri, chiaramente cercavano di fare del loro meglio. Del loro meglio che purtroppo doveva fare i conti sia con i materiali di allora, sia con i servizi, con i mezzi di comunicazione di allora. Il soccorso alpino, abbiamo detto, nasce nel 1954, nasce come struttura operativa del Club Alpino Italiano per diventarne poi sezione nazionale da qualche tempo a questa parte. È un'organizzazione centrale che ha una struttura piramidale, ai vertici di questa struttura c'è un presidente nazionale, la sede è qui a Milano, poco distante da dove siamo in questo momento, è in via Petrella, quindi poco dietro rispetto a dove ci troviamo in questo momento. Affiancati al presidente ci sono chiaramente due vice e un consiglio nazionale che cercano di dare le indicazioni e le linee guida a una struttura decisamente articolata, perché sul territorio nazionale siamo presenti in tutti i servizi regionali, quindi tutte le regioni vedono il soccorso alpino e in particolare si struttura ulteriormente in quelle che vengono definite delegazioni per arrivare poi alle stazioni di soccorso. Al momento sono 242 le stazioni che operano su tutto il territorio, con particolare presenza dal punto di vista numerico sull'arco alpino, vista anche la diversa frequentazione e le diverse problematiche rispetto a quelle che sono le altre zone. Come vi dicevo, facciamo anche attività per quanto riguarda il settore speleologico, quindi abbiamo anche in questo caso strutture territoriali che operano appunto a favore di tutti quelli che si muovono nelle cavità e negli anfratti sotterranei. Più o meno in questo momento il soccorso alpino conta 7.000 tecnici distribuiti su tutto il territorio, con particolare rilievo quelle che sono le figure sanitarie. Come si diceva prima, abbiamo circa 300 medici che prestano quotidianamente la loro attività, e poi una serie di figure che sono quelle destinate e preposte alla formazione di tutti i tecnici che si muovono in questa struttura. La realtà, il soccorso alpino oggi lo si può sintetizzare e riassumere con questa fotografia. Questo è uno dei diversi elicotteri, dei tanti elicotteri che utilizziamo. Nella fattispecie questo è quello che presta servizio nella provincia di Sondrio. Qui sullo sfondo ci sono le montagne della Valtellina, questa è un'esercitazione di soccorso. C'è stato un salto temporale e qualitativo da quella fotografia che abbiamo visto un attimo fa, non solo perché da bianco e nero siamo passati i colori, ma perché in tutti questi anni c'è stata un'evoluzione veramente incredibile per quanto riguarda proprio le risorse, gli uomini, le competenze, i mezzi e le disponibilità, che chiaramente sono ben diverse da allora. Ma sono ben diversi anche i numeri, perché vi dicevo prima, oggi il soccorso alpino è chiamato più o meno a operare sul territorio di Verum 7.000 volte all'anno, quasi come il numero dei tecnici che lo compongono. 7.000 interventi di soccorso sono veramente tanti, soprattutto sono tanti se andiamo a vedere anche cosa provocano questi interventi di soccorso. L'anno scorso abbiamo registrato più di 400 vittime in montagna per diversi motivi, da quelle che possono essere le valanghe, che in questo periodo sono normalmente in prima pagina purtroppo, a tutta un'altra serie di casistiche che poi vedremo rapidissimamente, che toccano in particolare gli aspetti escursionistici. A volte quando si pensa agli interventi in montagna si è portati a pensare ad interventi su grandi montagne, su grandi pareti, spesso dimentichiamo che invece sono proprio gli escursionisti che si mettono in difficoltà perché sottovalutano un certo tipo di terreno e sopravvalutano le loro capacità, e questo è un mix esplosivo perché purtroppo non vanno d'accordo, sottovalutazione da una parte e sopravvalutazione dall'altra.
È vero che oggi abbiamo a disposizione una flotta di mezzi e un numero di uomini preparati che sono in grado di muoversi a 360 gradi, ma è altrettanto vero che oggi purtroppo la frequentazione della montagna viene fatta spesso un po' con superficialità, da persone che non sempre conoscono adeguatamente questo terreno e si muovono un po' così, come se andassero a cercare l'avventura che si vede poi nei film in televisione, ma ahimè, come ho detto più volte, nei film in televisione è una finzione, qui è una realtà, e quando poi interveniamo spesso non riusciamo a sanare alcune situazioni perché purtroppo sono veramente difficili, se non addirittura impossibili. Si parlava prima di quello che è soccorso alpino, CAI, protezione civile, siamo normati chiaramente da una serie di leggi dello Stato, leggi che hanno anche qualche anno sulle spalle, ma che hanno portato poi a strutturare questo soccorso così come ve l'ho illustrato prima. Per noi la legge per eccellenza è quella del 21 marzo 2001, la legge che ha riorganizzato, riordinato un po' tutta la nostra realtà e chiaramente, come si diceva, la legge che ha definito di fatto anche la protezione civile, la 225, che ci indica come struttura operativa della protezione civile stessa. Tant'è che nella nostra legge, con il soccorso alpino, c'è un forte richiamo dove si dice espressamente che facciamo parte di questa struttura veramente incredibile che è la protezione civile nazionale che ci viene invidiata un po' in tutto il mondo e siamo ben consapevoli di questa nostra responsabilità perché appartenere a questa grande struttura vuol dire anche essere in grado di intervenire correttamente ogni volta che si verificano delle situazioni che non sempre appartengono alla montagna. Siamo stati chiamati in ambiti e in scenari guardia, che ahimè conosciamo tutti, per noi sapere cosa ci azzecca il soccorso alpino con la Costa Concordia, abbiamo inviato i nostri tecnici sub, i cosiddetti speleo sub, perché come si muovono tranquillamente in quelle che sono le grotte allagate, hanno saputo muoversi in un contesto che non era una grotta ma presentava problematiche simili, se non addirittura peggiori. E quindi anche lì siamo stati chiamati, come siamo stati chiamati in tante altre realtà, non necessariamente di montagna appunto, come possono essere ahimè le catastrofi naturali, ma quelli che dai terremoti, alluvioni e quant'altro, e quindi abbiamo dato una mano, un supporto a questa grossa struttura. Vado rapidissimo su questa parte perché ripetere più né meno quello che vi ho detto prima, volevo arrivare a vedere un po' quelli che sono i nostri scenari operativi. E volevo ricordare anche quelle che sono le convenzioni e gli accordi che noi abbiamo in essere un po' con le diverse realtà che sono presenti sul territorio. Abbiamo una convenzione storica con l'aeronautica militare, il cosiddetto SAR, che risale agli anni 70, perché abbiamo iniziato a fare soccorso aereo proprio utilizzando i mezzi militari, indistintamente, perché non ci sono assolutamente remore nei confronti di nessuno, anzi, siamo grati a queste strutture che nel corso degli anni hanno saputo supportarci e sopportarci spesso per arrivare poi a quello che siamo arrivati oggi. Altra convenzione in essere con la Guardia di Finanza, giusto per sottolineare quelle più, diciamo, vecchie, quelle più datate nel senso buono del termine, e chiaramente, come si diceva prima, il sistema 118 che per noi è veramente un sistema insostituibile. Questi sono alcuni numeri, ho cercato di sintetizzare quelli dello scorso anno, non ci sono tutti, ne mancano alcuni. L'anno scorso eravamo intorno ai 6.000 interventi, 5.918 interventi di soccorso. Abbiamo soccorso più di 6.500 persone, ma soprattutto il dato che io spesso evidenzio è questo. Gli uomini in giornata, ovvero quante persone servono per risolvere queste situazioni, perché spesso le testate giornalistiche piuttosto che le televisioni non fanno riferimento a questi numeri, non fanno riferimento a quella che è la drammaticità della situazione. 27.200 uomini giornata, vuol dire che serve un piccolo esercito per poter risolvere tutte queste situazioni e purtroppo non tutte si risolvono positivamente perché come vi dicevo 1.300 illesi, 4.600 feriti, ma soprattutto quasi 400 morti lo scorso anno, quelli registrati ufficialmente dai nostri database. Quindi numeri che a noi fanno riflettere e che peraltro hanno provocato ormai da tempo anche tutto un lavoro di prevenzione, perché il soccorso alpino non fa solo soccorso, fa soprattutto prevenzione, così come la protezione civile, pianificazione, fa tutta una serie di operazioni preventive volte soprattutto a evitare di incrementare questi numeri. È chiaro che noi abbiamo degli obiettivi ambiziosi, che è quello di abbattere
tutto quello che vedete su questa diapositiva pressoché a zero, è impensabile, ma chiaramente ogni numero che togliamo da lì per noi è chiaramente un successo, perché se nessuno ci dovesse chiamare per noi sarebbe il massimo, vuol dire che tutti si muovono nella maniera corretta. Ovviamente siamo anche consapevoli del fatto che non esiste il rischio zero, quindi togliamoci dalla testa che basta seguire in maniera fedele un decalogo e noi risolviamo tutto. Bisogna trovare una giusta via di mezzo, cioè muoversi, ma con attenzione. E a proposito di interventi, mi piace sottolineare anche un altro aspetto, l'utilizzo del mezzo aereo. Dei nostri interventi, più del 60% sono praticamente risolti attraverso l'uso dell'elicottero. Quando parlo di elicottero mi riferisco soprattutto agli elicotteri del sistema 118. Questo è un mezzo che ci ha consentito veramente di ridurre al minimo i tempi e di garantire alla persona veramente un servizio ben diverso da quello di qualche tempo fa. Vi parlavo prima, vado in chiusura, vi parlavo prima di quelli che sono i nostri scenari, più o meno sono quelli che vedete scorrere su queste diapositive, quindi interventi in parete piuttosto che interventi su grandi impianti come può essere l'evacuazione di un impianto a fune come questa funivia, poi ancora interventi attraverso dispositivi particolari come quelli che vedete scorrere appunto, qui siamo su un grande ghiacciaio, su un crepaccio, le valanghe, ahimè, tanto purtroppo nominate in questo periodo, con l'ausilio di risorse incredibili, quale appunto per dei cani, la ricerca dei dispersi in montagna, e qui apro una piccola parentesi per chiudere, può sembrare un aneddoto ma non è tale, negli ultimi anni una delle categorie che ci sta facendo impazzire, nessuno me ne voglia, è quella dei cercatori di funghi. Può sembrare veramente una battuta, ma credetemi, siamo alcune volte disperati di fronte a queste persone che si avventurano convinti che tutto sia una cosa semplice e poi ahimè si trovano in situazioni veramente difficili da risolvere. Negli ultimi anni abbiamo avuto non pochi problemi con questa categoria di persone che peraltro io rispetto, ma che non sempre si muovono nella maniera corretta. E poi chiudo dicendo, quelli che sono i nostri interventi anche in ambiti un po' particolari, quelli delle forre, dei canyon, e infine le cavità e tutti gli aspetti sotterranei. Grazie. Io ringrazio all'assessore Simona Bordonali per il suo intervento, se ti vuoi accomodare Simona. Simona Bordonali è assessore alla protezione civile dal marzo 2013 e diciamo che i volontari di protezione civile sono molto contenti di quello che sta facendo. Quindi grazie. Spero, perché il mio rapporto con i volontari è continuativo e spero che abbia già prodotto dei buoni risultati. Grazie a tutti, grazie per l'invito, buonasera a tutti, grazie a chi ha voluto organizzare questo importante momento di confronto. Penso che momenti come questi di confronto tra chi opera nell'emergenza, chi opera nel mondo di protezione civile, come dimostra questo incontro, è un mondo molto vasto, è un mondo costituito dalla linfa vitale che è costituita dai volontari della protezione civile, del soccorso alpino. Abbiamo visto i numeri e mi complimento per l'operazione, l'operatività e la professionalità. Un mondo molto vasto, un mondo costituito quindi dai volontari, costituito dai gruppi, costituito dai coordinatori dei vari gruppi e dai coordinamenti dei vari gruppi, qua rappresentati ad esempio dal CCP di Milano, costituito da anche enti come l'ISPRO, che sono enti importanti, che vanno assolutamente, perdonatemi il termine, sfruttati per le loro conoscenze scientifiche e tecniche, e devono rappresentare uno stimolo importante, un punto di riferimento per tutti noi amministratori, prima di tutto, perché abbiamo la necessità di conoscere le problematiche, ogni problematica nell'ambito della protezione civile, per rimanere a passo con i tempi, per migliorare la nostra azione amministrativa. Quindi enti che come l'ISPRO, che affrontano queste tematiche dal punto di vista scientifico e tecnico, devono essere essenziali e presenti nella nostra attività amministrativa. Ma veniamo a quello che questi pochi e lunghi mesi, perché
il lavoro è stato veramente importante e continuativo, quello che abbiamo realizzato in Regione Lombardia. Io penso che tra i più importanti provvedimenti che riguardano il volontariato di protezione civile in Lombardia va segnalato soprattutto quello che è stato votato il 20 dicembre del 2013. La Giunta ha approvato la nuova struttura della colonna mobile regionale. Penso che sia stato un importante punto d'arrivo importante, condiviso con la consulta del volontariato, e questo mi piace sottolinearlo. Perché è importante questo obiettivo che abbiamo raggiunto? Perché si è raggiunto un maggiore, migliore coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a livello provinciale e locale. Il dettaglio della nuova struttura della colonna mobile verrà sviluppato e approfondito nei prossimi mesi. Penso che l'occasione di Expo sarà importante anche per testare questo importante nuovo contributo che arriverà dalle specialità che abbiamo su tutto il territorio lombardo. Infatti, all'interno della nuova colonna mobile regionale, penso che sia anche questo importante come argomento che riguarda la serata, la presenza dei nuovi nuclei specialistici che possono fornire un contributo specifico integrando le risorse delle organizzazioni di livello regionale. Spesso queste potenzialità però appartengono alle organizzazioni d'arma, alpini, paracadutisti, ingegneri, carabinieri, aeronautica, e quindi queste associazioni devono assolutamente essere sempre più integrate al sistema di protezione civile. Il secondo provvedimento riguarda la prima pubblicazione dell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, che comprende da un lato le organizzazioni iscritte all'albo del volontariato e i soggetti iscritti all'elenco di rilevanza regionale. In quest'ultimo ambito rientrano tutte quelle entità che potrebbero essere utili in caso di emergenza, anche in tempo di pace, pur non essendoci riconducibili comunque al volontariato di protezione civile. Quindi il mondo del volontariato si allarga sempre di più anche alle associazioni che non propriamente fanno parte del volontariato di protezione civile. Il 2013 è stato un anno importante, ha visto l'entrata in vigore a tutti gli effetti della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che regolamenta l'impiego dei volontari di protezione civile. Con questa direttiva si chiarisce nel dettaglio il rapporto tra volontariato, istituzioni e strutture operative, con un approfondimento specifico l'attivazione dei volontari e il loro coinvolgimento in alcune situazioni che, permettetemi, fino alla direttiva non sono rimaste abbastanza critiche. Ci riferisce in particolare alla ricerca dei dispersi, nella quale i volontari ricoprono un ruolo di supporto ai soggetti che sono preposti per legge, come i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il soccorso alpino, come abbiamo visto. Però il ruolo della protezione civile può essere un supporto importante che viene dato appunto a coloro che sono già indicati secondo la normativa come le forze predisposte ad effettuare le ricerche. Vengono messi alcuni paletti importanti al mondo del volontariato in situazioni limite come le sagre, le feste, ne abbiamo parlato varie volte con i nostri coordinatori del volontariato. Questo è stato importante perché mettendo questi paletti importanti si è dato anche un ruolo migliore alla figura del volontariato, facendo comprendere quali sono i ruoli ma quali sono le professionalità e quindi là dove deve essere effettivamente impiegato il volontario da parte degli amministratori. Questi tre provvedimenti che sono stati messi in rete dovrebbero garantire nei prossimi anni uno sviluppo corretto e omogeneo del volontariato, da non pensare più solo come una risorsa in emergenza, ma come un valore aggiunto da considerare in ogni momento del ciclo virtuoso composto dalla previsione, dalla prevenzione e dalla gestione dell'emergenza. Prima giustamente veniva evidenziato come importante il ruolo della previsione e della prevenzione. Su questioni valanghe stiamo cercando veramente anche di creare una nuova cultura, un'informazione sempre più capillare e diffusa per evitare quei numeri che purtroppo anche oggi abbiamo visto.
Lo sviluppo del volontariato passa anche dalla formazione. Sulla formazione stiamo lavorando molto in Regione Lombardia grazie al contributo della Consulta. Abbiamo definito le linee guida di un documento che ha recepito i suggerimenti dei rappresentanti della Consulta del volontariato e definisce figure, ruoli e proposte formative per il volontariato, dal corso di base a corsi di specializzazione, che sono quelli che oggi i volontari ci chiedono, i corsi di specializzazione. Concludo ringraziando tutti i volontari, ma in particolar modo i volontari che vedo tra l'altro seduti tra il pubblico e della Consulta del volontariato, un organismo che è previsto dalla legge ma che non deve essere, e questo è quello che ho realizzato fino ad oggi e continuerò a realizzare, non deve essere solo un organismo consultivo, ma soprattutto un organismo da un lato propositivo, come ha dimostrato fino ad oggi, ma anche un organismo con il quale condividere e decidere l'azione amministrativa. Grazie e buon lavoro a tutti. Chiamerei l'assessore Stefano Bolognini, l'assessore alla protezione civile. Voglio anch'io, non per retorica, ringraziare tutti gli organizzatori del convegno, sicuramente i volontari di protezione civile, dei paracadutisti lombardi che ci ospitano, hanno avuto la brillante idea di questa organizzazione, tutti i relatori e tutti i convenuti. Mi piace che Simona abbia ricordato la Consulta, i volontari, Dario rappresenta il coordinamento dei volontari della provincia di Milano che hanno il CCV, il Comitato dei Volontari e tutte le articolazioni che sono presenti questa sera. È un incontro particolarmente importante e motivante che replica una serie di iniziative che già la provincia di Milano in queste settimane ha posto in essere, ma che quindi vi confortano sulla necessità di andare in questa direzione. Quello della condivisione dei temi, delle procedure, della storia, dei compiti di protezione civile. Può sembrare scontato, mi è piaciuto il riferimento ai cercatori di funghi, che è una delle poche emergenze che in provincia di Milano ci troviamo a non vivere con quotidianità, devo dire, intanto l'assessore Bordonali, ma anche con i gruppi della provincia, devo dire che facciamo a gara a chi, permettetemi, ha meno sfortune di altri. Tu hai la neve, oggi non vedo forse rappresentanti della provincia di Bergamo, però abbiamo autorevoli rappresentanti che pure però sono cittadini, che sono generali di Nato, che saluto e a cui mi lega un'amicizia particolare. Però pensare che nei giorni scorsi la protezione civile di Bergamo, assieme anche al Corpo Forestale e le altre articolazioni, è stata chiamata con l'elisoccorso a portare viveri e vettovaglie a delle case di riposo isolate per la neve, mi fa pensare che a Milano tutto sommato siamo un pochettino più fortunati rispetto ad altre realtà. Ma detto questo, perché sono importanti incontri come questi con i rappresentanti dell'esercito, del soccorso alpino, ma dei vigili del fuoco, a cui parimenti ci lega, diciamo, la capacità di sinergia, di intervento e di coordinamento in queste situazioni? Proprio perché dall'approfondimento di questi temi, dal confronto, anche dalla presentazione di esperienze e buone pratiche, noi amministratori, ma tutto il sistema di protezione civile, può capire come è meglio evolvere rispetto alle necessità che oggi sono sempre più sfidanti e motivanti. Tra l'altro noi a Milano abbiamo, e qui sì siamo un po' più fortunati e sfortunati degli altri, un evento che è Expo 2015, che coinvolgerà tutta la Lombardia, probabilmente tutto il paese, ma per il quale noi assieme al coordinamento regionale saremo chiamati in maniera particolare a dare un contributo e sul quale proprio fra qualche settimana, forse a parte che col soccorso alpino, saremo chiamati con tutti voi a gestire con una prima esercitazione particolarmente motivante. Ecco, allora se non ci fosse un confronto continuo, un approfondimento continuo, una valutazione continua di quelle che sono le evoluzioni normative, su Regione Lombardia ha fatto questi importanti provvedimenti, le esigenze di rispettare queste leggi e regolamenti, ma al tempo stesso, che tante volte portano burocrazia, dare risposte immediate. Ecco, se non ci fossero momenti come questi, probabilmente non ci sarebbe quella sensibilità e quell'attenzione che permette poi di migliorare sempre di più e di essere pronti a intervenire nell'emergenza. E allora vado alla conclusione, perché sono più importanti gli interventi tecnici, gli approfondimenti, tanti ce ne sono e anche voglio ascoltarli con attenzione, voglio davvero ringraziare gli organizzatori e tutti i partecipanti, perché tutti noi, gli amministratori, i responsabili volontari, abbiamo bisogno di momenti come questi, in cui ci si confronta, in cui si valuta la situazione. È importante anche il richiamo alla storia e all'evoluzione della protezione civile,
sia come sistema che come dipartimento, ma anche come rapporti con le altre articolazioni dello Stato che qualche volta, ce lo possiamo dire, hanno creato anche qualche mal di pancia nelle reciproche responsabilità. Ecco, se abbiamo tutti la serenità e la maturità di capire i ruoli e che tutti andiamo nella stessa direzione e che tutti rafforziamo gli uni con gli altri, sicuramente continueremo a fare bene come sempre abbiamo fatto. In questi giorni ricordavo proprio quei volontari in questi 5 anni, dall'Abruzzo alla Liguria, a Mantova, in ogni situazione in cui siamo stati chiamati abbiamo sempre ben figurato, ma sono certo che qualora fossimo chiamati anche a affrontare altre emergenze sapremo fare sempre e meglio il compito che siamo chiamati. E concludo dicendo che se proprio la prima lezione del corso base dei volontari che prima Simona e Dario ricordavano inizia proprio con il contributo di un volontario, che è importante al di là delle istituzioni che trasmetta sensazioni, emozioni, responsabilità, impegno, dovere a cui i futuri volontari sono chiamati. Ecco, il fatto che quegli incontri inizino proprio con la storia della protezione civile. La Fabia Moro ride perché quando la protezione civile è nata lei c'ha già tanti anni e quindi ricorda la sua gioventù, devo dire. Però inizia con la storia della protezione civile e poi con le evoluzioni normative, perché il primo passo da affrontare vuol dire che allora è proprio un cerchio che questa sera si chiude ma va avanti, dove tutti noi veramente abbiamo bisogno di confronti e contributi continui per poter fare sempre meglio e poter fare veramente con tutti quelli che già ci sono ma che continuano ad arrivare, perché poi è bello che in un momento di difficoltà tanti vogliono trovare il tempo anche di fare qualcosa per gli altri, vogliono fare i volontari eccetera eccetera, ecco, dando le risposte sempre migliori e permettendo al sistema e a tutte le altre articolazioni ovviamente di fare sempre meglio. Quindi grazie a tutti e permettetemi poi in particolare a Andrea De Milano, che più di altri si è speso per questo, devo dire, convegno della serata, credo che vada un ringraziamento particolare e l'applauso di tutti noi. Grazie. Grazie a Stefano Bolognini. Volevo presentare il prossimo relatore, che è il generale Rosario Silvestro Moschella, che ha avuto numerosi incarichi quanto prestigiosi, quale il comando del 5 Reggimento d'Azione Costa. Assessori, gentili ospiti, signore e signori, buonasera. Innanzitutto vorrei ringraziare per l'invito formulato, soprattutto a nome del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del generale Graziano, del mio comandante, il generale Stano, che qui stasera io rappresento. La lastrina, chiedo scusa, donna. La diapositiva che da inizio il mio intervento vuole essere, come dire, non tanto pubblicitaria del comando appartenendo, quanto e soprattutto sta a significare che il comando Forze di Difesa Interregionale Nord, comando che si è recentemente costituito a seguito della soppressione del primo comando Forze di Difesa e del comando interregionale Veneto, appunto tra le varie componenti della Forza Armata, è uno dei comandi più rilevanti sul territorio nazionale per la gestione dei concorsi militari in tempo di pace. Prima di iniziare con il mio intervento ci tenevo a ringraziare, o meglio a fare i miei complimenti a chi ha ideato la volantina dell'evento di questa sera, perché sotto i colori della bandiera nazionale ha sottolineato Esercito, Protezione Civile e Soccorso Alpino, a significare che queste tre importanti componenti della realtà nazionale, quando operano sinergicamente, rappresentano un bel esempio, concreto di quella che purtroppo in talune circostanze viene retoricamente definito il sistema paese. Bene, passo alla mia presentazione, che articolerò secondo l'agenda che vedete. Vorrei sottolineare cosa noi, Forza Armata, intendiamo per concorso. Per concorso intendiamo ogni forma di intervento sulla scorta di accordi stabiliti nell'ambito ciò che noi definiamo cooperazione civile militare, COCIM,
o in ambito NATO, sì, che prevede l'impiego di risorse, di assetti o la cessione di materiali ad integrazione e non in sostituzione delle risorse dei castelli, degli organismi civili istituzionalmente preposti a fornire determinate forme di intervento. Tra i concorsi distinguiamo due grosse categorie, concorsi operativi e concorsi non operativi. Per concorsi operativi mi riferisco a calamità naturali, catastrofi, bonifica di ordigni esplosivi, bellici in particolare, grandi eventi, antincendi, trasferimento di clandestini, trasporti umanitari, trasporto con mezzi militari, demolizione di strutture abusive e rinforzo alle forze di polizia per esigenze circostanziate di rilievo, vigilanza ai siti civili, interventi a favore dell'autorità giudiziaria e di pubblica. E quella categoria di interventi che fa riferimento alle competenze puramente territoriali, alle competenze della componente territoriale della Forza Armata. E vale a dire ricorrenze storiche, raduni di associazioni combattentistiche e d'arma, cerimonie, fanfare e bande musicali, tra gli esempi più rilevanti. Tuttavia, voglio rimanere coerente con il tema della serata, voglio soffermarmi sui concorsi operativi. Nell'ambito dei concorsi operativi, a quello del ripristino della viabilità, le demolizioni di opere abusive, come ho già detto, la ricerca di persone scomparse, la bonifica di residuati bellici. Tutti interventi che per la loro diversificata natura non possono essere richiesti da enti diversi e tuttavia non sono configurabili a priori nella misura in cui il concorso viene definito di volta in volta. Calamità, eventi sismici, alluvionali, inquinamento chimico-industriale, dissesto geologico, incendi, boschivi soprattutto, eventi atmosferici di particolare ed eccezionale rilevanza. Interventi la cui competenza principale risale al Dipartimento per la Protezione Civile. La Forza Armata concorre negli interventi immediati al verificarsi dell'evento e anche nelle fasi successive, le esecuzioni per esigenze di ordine pubblico, per esempio fra tutti l'operazione Strade Sicure che è sotto gli occhi di tutti. Interventi per il soccorso di vita umana. In questo contesto ciascuna unità della Forza Armata può intervenire a prescindere da qualsiasi tipo di richiesta di iniziativa, perché va bene l'immediatezza dell'intervento stesso. Alcuni principali riferimenti normativi che regolamentano l'intervento, contributo della Forza Armata nel quadro dei concorsi forniti alle autorità pubbliche. La legge 225 del 92 che pone le Forze Armate tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La direttiva del dicembre del 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che definisce nel dettaglio competenze e tempistiche di intervento parte della Forza Armata in concorso alla Protezione Civile. E la codice dell'ordinamento militare che attribuisce alle Forze Armate il compito di concorrere in caso di circostanze di calamità naturali e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza e salvaguarda delle aiute istituzioni nei campi della pubblica utilità. Direttive interforze, tra cui la SMDC 006, che definisce le varie tipologie di concorso e la modalità per la concessione degli stessi. Un'ulteriore direttiva interforze, un po' datata, ma che i compiti comunque rimangono ancora avanti per quanto attiene l'organizzazione militare da porre in essere nel caso in cui ci venga richiesto un concorso. I concorsi operativi vengono forniti in contesti emergenziali e non emergenziali. Gli eventi calamitosi
diciamo che tra quelle che determinano l'intervento dell'immediato della forza armata, possiamo annoverare gli eventi sismici, gli eventi alluvionali, inquinamento e quant'altro. Invece per gli interventi che non richiedono, che non configurano un concorso non emergente, non configurano un concorso emergenziale, possiamo elencare quelli relativi alla bonifica del territorio da ordigni esplosivi, il registro della viabilità, gettamento dei ponti, demolizione di opere abusive. Veniamo adesso all'architettura di comando e controllo che viene posta in essere da parte dello strumento militare nel caso in cui lo stesso debba fornire un concorso alle autorità civili. Ovviamente il vertice delle forze armate diviene il comando operativo di qualsiasi operazione sul territorio nazionale che è connessa con la concessione del concorso, che si avvale del comando operativo di vertice interforze, che delega il controllo operativo di queste attività allo Stato Maggiore dell'Esercito, che con proprie strutture, cioè il comando operativo dell'esercito, a sua volta delega il comando tattico a due componenti fondamentali sul territorio nazionale: il comando forze di difesa interregionale nord, a cui appartengo, quindi per l'area centro-settentrionale, e il secondo comando forze di difesa per l'area centro-meridionale. Andiamo avanti. Ovviamente a questa struttura di comando e controllo si associa quella dell'area civile, quindi c'è un interfacciamento ovviamente per quanto riguarda l'intervento in concorso alle autorità civili con i dicasteri, il dicastero dell'interno, il dipartimento della protezione civile, le prefetture e le autorità. Sono evidenziati i vertici d'area che forniscono i cosiddetti force providers, che forniscono le forze, che approntano le forze che vengono poste alle dipendenze di quei comandi deputati alla gestione dell'intervento, quindi la parte centrale di queste diapositive, che sono i comandi supporto, quindi che ricevono supporto in termini amministrativi, in termini logistici. Andiamo avanti. Analogamente all'organizzazione nell'ambito del Comitato Operativo della Protezione Civile, nell'ambito della Forza Armata, noi distinguiamo gli interventi in funzione del tempo e in particolare quelli immediati per la salvaguardia della vita umana, che come ho detto sono interventi che vengono effettuati più delle volte l'iniziativa da parte dei comandanti delle unità che insistono sul territorio o in quell'area dove l'evento stesso si vede. Questi interventi a salvaguardia per il soccorso della vita umana, ovviamente prima di iniziativa, possono essere sviluppati anche su richiesta. Interventi con una tempistica, con un modus vivendi, con un preavviso di 12 ore che richiedono assetti più specialistici, segnatamente assetti del genio, e interventi successivi in funzione dello sviluppo di situazioni sul terreno che possono richiedere intervento di pacchetti di forze ad elevata prontezza, pacchetti di forze che hanno una connotazione, scusate il gioco di parole, interforze. La J, il termine JRF, sta per Joint Rapid Response Force. Joint significa interforze. L'attivazione e l'impiego delle unità coinvolte può realizzarsi di iniziativa, come ho già detto, a vari livelli per la salvaguardia della vita umana attraverso soccorsi immediati, impiegando tutti gli assetti disponibili in quel momento. È ovvio che i comandi, come quello a cui appartengo, il secondo comando forze di difesa, possono intervenire
a loro volta per dare un migliore sviluppo all'intervento stesso. Poi abbiamo gli interventi di nomina che non riguardano imminenti pericoli di vita, che sono interventi che vengono sviluppati, ovviamente secondo un preciso uso di richieste e autorizzazioni. Le richieste vengono formulate di norma dalle prefetture che insistono sul territorio, ai comandi preposti, quindi le prefetture, tutte le prefetture che insistono sulle province, sanno che la richiesta va indirizzata, il punto di ingresso di richiesta sono i due comandi che ho citato, e cioè quello di Padova e quello di San Giorgio a Cremano. Con Foggi Nord, Padova, San Giorgio a Cremano, secondo Foggi. Ovviamente per chiarificare ulteriormente il quadro di situazione, perché le richieste nel momento in cui giungono spesso non forniscono un'idea completa ed esaustiva di ciò che sta avvenendo sul terreno. Ovviamente la Forza Armata impiega in tasca taluni assetti, i cosiddetti nuclei di ricognizione, per verificare come stanno esattamente le cose. Da un'idea generale della dislocazione degli assetti della Forza Armata, cioè dell'esercito italiano, sul territorio. E la tipologia. Mi rendo conto, ma quelle linee di collegamento tra le varie unità appartenenti alle varie specialità dell'esercito rappresentano l'affiliazione tra le unità e le prefetture. Il criterio principe con cui le unità vengono affiliate prefetture ovviamente è quello della loro dislocazione geografica. Previsti dalla Forza Armata, cioè ciò che la Forza Armata può mettere in campo alla luce dell'evento che richiede gli anni hanno dato chiara evidenza di essere indispensabili, e cioè gli assetti del genere, con le sue capacità di intervento soprattutto sulle infrastrutture. Per il modo ormai credo tutti quanti sono le possibilità di ripristino della viabilità in caso di calamità naturale. Siamo nei trasporti, in particolare quelli su corpo, le capacità di movimento in tal senso, come dire, sono a 360 gradi per quanto riguarda sia il trasporto di personale sia il trasporto di materiali. Senza sottacere appunto per quanto riguarda il trasporto dei materiali, rifornimento di urgenze di viveri, acqua e medicinali, soprattutto in quelle zone che rimangono, come dire, tagliate da fuori da ogni corrente. Avanti. Sempre per rimanere in tema di trasporto, parliamo di trasporti cosiddetti speciali. I casi più noti in cui si è potuto apprezzare l'estrema versatilità sono ancora freschi nella memoria, credo, di tutti quanti noi, nel caso dell'emergenza neve nel centro Italia, qualche anno fa, nel 2012, le frequenti esondazioni e alluvioni di questi giorni, la criticità che si è rivelata nel Modenese sotto gli occhi di tutti. Andiamo avanti. Trasporto aereo per i due comandi, cioè il comando forze di difesa nord e il primo forte, ovviamente, deve interfacciarsi con il comando della versione dell'esercito, segnatamente, e il servizio aeronautico militare. La loro utilità ovviamente varia dalla ricerca di persone disperse, soccorso in montagna, rifornimento di viveri, soprattutto anche rifornimenti di varia natura per le aree, come già detto, isolate. Una capacità
ancora più specialistica, forse poco nota, è quella che la Forza Marina riesce ad esprimere nel campo della campanizzazione dei vari servizi. Servizi quali ristorazione, servizi igienici, lavanderie, bagni, tutte necessità imprescindibili in caso di crisi. Per mettere in campo queste capacità, ovviamente ci avveriamo di strutture scelterizzate. Inoltre disponiamo anche di unità di prontezza operativa, che chiamiamo unità per punti di calamità, che sono essenzialmente assetti specialistici del genio, con nuovi strumenti, cioè con un preavviso di movimento di 12 ore. Ovviamente, essendo trattandosi di assetti specialistici, è chiaro che quel loro intervento è in funzione degli sviluppi di situazioni sul terreno che vengono combinati dai vari numeri di ricognizione. Andiamo avanti, degli automobili ne abbiamo parlato. Avanti. Degli aspetti finanziari, io prima solo un concetto che tutte queste forme di concorso che la Forza Armata concede sono ambito onerosi. Concludo un po' di pubblicità complesso, perché fino adesso ho illustrato tutto ciò che la Forza Armata fa, ma lasciatevi dire ciò che il comando cui appartengo e il comando che si è soppresso recentemente per confluire in parte nel corpo di noi, ha fatto di recente, negli ultimi 2 anni, Emilia-Romagna, in assenza del tempo in Toscana, strade sicure tutto in alto, l'emergenza del 2012, ricerche di persone scomparse, bonifiche di ordini idemici, tutti in affettuato, un mulino, un ordigno di 500 litri. Stiamo lavorando nella provincia di Vicenza, segnatamente alla sede del comando statunitense, alla modifica di un ordigno di 4.000 libbre, quasi 2 tonnellate, del secondo conflitto mondiale. E per finire, l'intervento recentissimo nel quadro dell'alluvione nel Bolognese. Quello ciò che vedete in diapositiva sono le risorse che abbiamo messo in campo fino adesso e che sono tuttora impiegate nel quadro di questa emergenza. Bene, io ho concluso, spero di avervi dato ancora un poco tempo una panoramica di ciò che la Forza Armata fa, appunto nel quadro dei concorsi alle autorità preposte alla gestione di determinati interventi. Grazie. Voglio ringraziare il signor prefetto, esperto conoscitore della materia, che attraverso il dottor Panini, che era qui presente fino a poco fa, ci ha portato i suoi saluti, quindi ringrazio Sua Eccellenza per questa cordialità. Ora lascerei la parola per Carlo Valtorta, è presidente di Istrid dal 2010, succede a Francesco Cossiga, presidente fino al 2010 stesso. Istrid è istituto ricerca e studi di informazione e difesa fondato a Roma negli anni 70 da un gruppo di parlamentari di tutte le forze politiche, allo scopo principale di diffondere la cultura della sicurezza del nostro paese, in un'ottica di collaborazione istituzionale. Esperienza nell'ambito delle istituzioni europee, lavorando soprattutto nello studio, nella promozione e nell'organizzazione di azioni che abbiano contenuti orizzonti europei. Opera presso il Centro di Studi della Difesa e la Scuola Militare di Parigi, ha svolto una funzione di political advisor per operazioni internazionali e presidente del Centro per le Risorse Umane. Grazie, buonasera a tutti. Per prima cosa devo portarvi il saluto del senatore Zamberletti, che è il presidente di ISPRO, di cui io sono solo presidente. Purtroppo il senatore ha dovuto fermarsi a Roma e ha inviato me, ma sono venuto assai volentieri
primo perché sono un lombardo che vive a Bruxelles, appena poco ci torno volentieri. In secondo luogo perché la cosa coinvolgeva sia il soccorso alpino, che è una sezione del CAI e lì sono un po' cresciuto e nato, e era organizzata nell'ambito delle forze armate con cui lavoro quotidianamente, e anche perché c'erano di mezzo i paracadutisti. Sono sempre un ufficiale paracadutisti, quindi mi ha fatto molto piacere. Il mandato che mi è stato dato è stato quello di cercare di raccontare quale può essere, in forma di una chiacchierata serale, la relazione tra forze armate e sistema di protezione civile in un'ottica europea. Questo perché è un po' il mondo in cui vivo. Penso che potremmo, per avere un quadro, individuare alcune parole chiave. Anzitutto, l'Unione Europea sta iniziando seriamente, a partire dal Trattato di Lisbona, in particolare il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, a occuparsi di protezione civile e difesa civile. Quando questo accade, quando l'Unione Europea comincia a occuparsi di qualcosa, bisogna preoccuparsi. Bisogna preoccuparsi perché morde e non lascia. Ne viviamo costantemente l'esperienza in senso negativo a riguardo dei dati economici, dove sempre bisogna fare riferimento a Bruxelles, ma questo accade non solo in negativo ma anche in positivo. Quindi una prima cosa che dobbiamo veramente tenere presente se vogliamo entrare nel futuro del sistema di protezione civile è questo dato. L'Unione Europea non è più un dato relativo o opzionale. È una realtà che quando entra in un percorso non torna indietro. Se diamo un'occhiata alla sua storia, ha sempre ampliato le sue competenze. All'inizio erano il carbone e l'acciaio, poi l'agricoltura, ora ha una parte di competenza, anche se condivisa, nel settore della sicurezza, e sta andando verso quella della protezione civile. Quindi prestare una particolare attenzione. L'altra caratteristica che ha l'Unione Europea è che quando decide di entrare nel settore non lancia mai una strada sola, ma pone un paio di paletti dentro i quali poi muoversi. Questo perché? Perché l'Unione Europea è grande, è lunga, va dalla Finlandia alla Sicilia e non si può applicare la stessa tattica sul territorio finlandese come sul territorio siciliano, quello portoghese o quello croato appena entrato nel mondo. Quindi se volessimo occuparci di queste cose dobbiamo vedere quali sono i cavi, i limiti dentro cui muoversi. L'altra caratteristica che hanno le politiche comunitarie è quella di essere politiche che obbligano solo in estrema razza, ossia prima suggeriscono, ti danno la possibilità, ti dicono guarda se vuoi fare c'è questo, ti chiedono un parere, generano la cosiddetta cooperazione rafforzata, chi ha voglia di fare di più può fare di più, solo in estrema razza si arriva a imporre. Tant'è vero che il 90% della normativa comunitaria non è fatta di regolamenti, ossia fonti normative immediatamente applicabili che entrano direttamente nell'ordinamento degli Stati, ma è fatta da direttive, cioè indicazioni che fissano il limite temporale entro cui va fatta una certa cosa e l'obiettivo dentro il quale poi ognuno nell'intelligenza del proprio mandato istituzionale va a calibrare le situazioni. Bene, per la protezione civile potremmo parlare ovviamente per ore, però 3-4 parole per orientare il percorso che ognuno di noi poi vorrà fare per approfondire. Una prima cosa, un altro termine a tenere presente, meccanismo, è quello che riguarda il meccanismo europeo di protezione civile. Prima, se ho capito bene, l'assessore regionale ha detto che a dicembre è stata approvata in giunta una delibera di giunta riguardante la colonna mobile, con alcuni aspetti di specificità. Bene, mi fa piacere che lei stesso
stessi giorni a Bruxelles veniva definitivamente approvato il meccanismo europeo di protezione civile, che all'interno indicava, tra le altre cose, l'andare sempre di più verso unità di intervento specifico. Quindi, perlomeno con i tempi ci siamo. E una terza parola può riguardare, può essere quella della politica di sicurezza e difesa comune. Anche qui può sembrare strano a chi non è addentro alle cose, chi come voi ci vive sa cosa vuol dire invece il rapporto tra uomini con le stellette e uomini del volontariato. Però nell'ambito europeo, che è molto più vasto, è stata un'innovazione. E un'ultima parola, poi andiamo a utilizzarla un po', è la parola dualità. Chi si occupa di ricerca e sviluppo tecnologico sa che già da tempo la Commissione europea finanzia attraverso i programmi 4 le cosiddette tecnologie duali. Sono le tecnologie a uso sia civile che militare, che il mondo militare fortunatamente già usa da tempo. La dualità applicata alla protezione civile tocca sì i materiali, ma non solo. Indica la dualità di procedure e di uomini. Per fare un'azione, qualunque azione, tre sono le cose. Chi la fa? L'uomo. Come la fa? Le procedure, con che cosa? I materiali. Finora ci si era concentrati sulla dualità dei materiali, soprattutto nel settore della sicurezza. Galileo, il sistema Galileo, può avere un doppio uso, sia per muoversi, ma anche per motivi di sicurezza. Bene, qui si tratta di sapere applicare la dualità anche agli uomini, alle procedure. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna trasferire le competenze, le ricchezze da un mondo all'altro, ad esempio dal mondo militare al mondo civile. Ora, il mondo militare in certi settori è più organizzato, perché per motivi, mille motivi, ha più esperienza, per la sua natura stessa. La capacità di comando e controllo è sicuramente un patrimonio proprio del mondo militare, che può ben insegnare e trasferire con le dovute cautele e trasformazioni questa capacità al mondo del sistema della protezione civile. Cosa c'è di contatto stretto tra un'operazione di tipo militare e un'operazione di tipo civile? Uno, ti può capitare quando non lo sai, all'ultimo ti capita addosso. Secondo, quando capita la reazione deve essere immediata. Terzo, gli operatori devono essere in massima sicurezza, cioè porto a casa i miei uomini. Quarto, non posso sbagliare, perché se sbaglio qualcuno si fa male. Queste sono le quattro cose da trasferire di una certa importanza. La clausola di solidarietà è invece una clausola innovativa applicata a questo mondo. Ora, la solidarietà nell'Unione Europea è uno dei tre pilastri importanti, proprio fondamentali. Quando i padri fondatori, e noi italiani siamo tra i fondatori, questo non dobbiamo scordarcelo, fecero l'Unione Europea, stabilirono la regola. Tutte le politiche comunitarie, ossia tutto l'agire comunitario, doveva rispettare tre regole. Il principio di efficienza, il principio di sussidiarietà e il principio di solidarietà. Ovviamente applicandoli in gradi diversi. Un conto è mischiare questi tre principi. Quando parliamo di politica economica, ad esempio, quando lavora la BCE, dove prevarrà ovviamente il principio di efficienza. Un altro discorso, quando parliamo ad esempio dell'aiuto alle zone più povere, le zone cosiddette in ritardo di sviluppo, lì prevarrà il principio di solidarietà. E questo tipo di azione è stato esteso, questa modalità di agire è stata estesa anche all'agire della protezione civile. Che vuol dire questo? Che bisogna creare dei centri di raccolta delle energie, siano esse materiali che, come dire, di risorse umane che di procedure. Per cui, di salto i passaggi normativi, i vari stati dell'Unione sono impegnati a fornire, in caso di necessità, tutto quello che lo Stato che ha bisogno viene a richiedere. Tutti i dettagli poi li trovate dentro il meccanismo di protezione civile.
Vorrei però leggervi i titoli dei capitoli che riguardano proprio l'applicazione della politica di sicurezza e difesa nei casi di calamità climatico-naturale. Vorrei sottolineare climatico-naturale, perché anche qui c'è uno spazio di lavoro, di preparazione che il sistema di protezione civile può svolgere. Vi leggo i capitoli per darvi un'idea del clima in cui si lavora. Anzitutto si precisa la necessità di volontà politica. Quando il senatore Zamberletti mi ha chiamato e mi ha chiesto: guarda, non posso andare, puoi andare a... Beh, non possiamo mancare a questa riunione. E tu, guarda, vado volentieri per i motivi che ho detto prima, ma dammi anche il tuo pensiero, così che porto anche la tua parola. Mi disse: guarda, una cosa fondamentale che abbiamo bisogno di recuperare è la necessità di volontà e di comando politico dell'operazione. Concordo con lui, ma è molto importante, più che altro a suo parere. Una cosa che dobbiamo recuperare nel sistema italiano è l'unità politica del comando delle azioni del sistema di protezione civile. Che vuol dire che sarebbe meglio che a guidare la protezione civile non ci fosse solo un dipartimento, che comunque è una realtà tecnica, è un ente strumentale. Ma se non un ministro, almeno un sottosegretario. Perché? Perché la negoziazione tra le parti, se la fa un ministro, è diversa. E lo stesso alto dirigente, il capo del dipartimento, se ha un ministro che lo aiuta nell'indirizzo e lo protegge nell'azione dell'indirizzo, agisce con tutta un'altra determinazione. Che poi gli operatori sentono. Perché si capisce se chi ti guida sa dove vuole andare. Questa cosa di Zamberletti è stata ripresa e vista anche a Bruxelles. Sulla volontà non parlo, perché siamo sicuri che c'è. Beh, qui a Lombardia vedo due assessori su tre, no? Quindi va bene. Secondo capitolo, la necessità di uno spirito nuovo nelle sfide strategiche e concettuali. Bisogna cambiare qualcosa. Guardate, l'Italia è brava nel settore della protezione civile, ve lo dico da un osservatorio abbastanza privilegiato. In questo caso siamo bravi. Però è arrivato internet, è arrivata la globalizzazione, è cambiato il mondo in 10 anni. Qualcosa forse dobbiamo migliorare, anche se siamo messi molto bene rispetto ad altre nazioni. E l'Unione Europea ci dà dei suggerimenti. Ad esempio, provare a concepire i disastri naturali, i problemi relativi della protezione civile e anche i cambiamenti climatici come degli eventi che possono essere problematici per la pace e la prosperità. Guardate, non è poco, perché questi due termini sono i due termini presenti nei primi articoli di tutti i trattati dell'Unione. Vuol dire sono le basi giuridiche su cui mettere i fondi. Riprendere queste cose, tradurle ad esempio negli ordinamenti nazionali o regionali, vuol dire mettersi sulla strada per poter andare a accedere più facilmente ai fondi europei. Un altro suggerimento è questo: la capacità di dispiegare quanto prima squadre multidisciplinari composte di esperti sia militari che civili. Ormai l'Unione Europea dà per acquisito. E noi abbiamo una forte tradizione in questo senso, che possiamo portare come valore aggiunto, come dono che possiamo dare all'Europa da un lato, ma anche come forza contrattuale dall'altro. La storia della cooperazione militare verso la protezione è antica, da Messina, dove i primi furono i marinai russi, fino ovviamente il Friuli, l'Irpinia, e fino al Giglio. Il Consulin fu uno dei primi a intervenire in quell'operazione. Termino su questa parte con un altro capitolo dove usa queste parole l'Unione Europea: la necessità di creatività istituzionale in relazione a strumenti e capacità. Guardate, chi
di voi vive un po' nelle cose amministrative, nei documenti legislativi, trovare creatività istituzionale non è facile, non è una cosa. In altre parole, in questo momento siamo in una fase particolarmente aperta. Alcuni paletti sono stati posti, ma per ovvi motivi una grande istituzione quando si muove pone dei paletti. Ma c'è uno spazio dinamico, occorre entrarci. E occorre entrarci con decisione. Perfetto. Cosa vi suggerisco? Cosa suggerisco? Parlo con linguaggio italiano mischiato un po' dal linguaggio brussellese, no? Allora, la vera forza, quello che ci differenzia da altre nazioni nel settore protezione civile, oltre all'esperienza, sono gli uomini. Noi abbiamo un volontariato enorme, che è capace di organizzarsi da solo. Non capita così in altre nazioni, non capita così. O c'è l'ordinamento statale, o altrimenti rari eccelsi casi. L'Italia ha questa ricchezza. Pecca magari nella capacità di fare sistema. Ora, qual è la caratteristica di questi uomini, del volontariato in genere? È che si pongono a servizio della comunità. Cosa si chiede all'istituto? Di essere a servizio dei servitori. Se vogliamo giocare una carta innovativa è questa. E questo è il linguaggio italiano, perché ci possiamo capire. Non userei queste parole a Bruxelles. Traducendo in linguaggio brussellese, cosa si può fare? Arriviamo portando la nostra esperienza di uomini che sanno coinvolgere altri uomini intorno ai valori, uniti a un livello di istituzioni che li sa ascoltare e li sa anche rifornire, perché aspetta le istituzioni rifornire. Come si riforniscono? Come si rifornisce la volontà degli uomini di buona volontà? Dando gli strumenti, dando le procedure, ma soprattutto lasciandoli agire. Se riusciamo a fare questo, giocheremo una grossa partita. Concludo, perché giustamente mi sono fatto avanti. Consentendomi un apprezzamento per l'associazione, l'hanno già fatto gli altri ma è giusto dirlo, per l'associazione che ha organizzato questa serata, perché ho notato che ha coagulato intorno a portatori di valori uomini della montagna, uomini con le stellette e gli uomini della gratuità, e questa è una cosa che probabilmente Milano si deve sottolineare. E con questo vi porto ancora una volta i saluti del senatore Zambardelli. Sicuramente ha fatto breccia nel mondo del volontariato stasera per quello che, per le parole che ha utilizzato e i contenuti soprattutto che ha utilizzato, un grazie veramente di cuore. Approfitto per salutare l'assessore Marco Bernelli, assessore alla protezione civile del Comune di Milano, che è appena arrivato. Della tematica della protezione civile e anche del contributo del mondo del volontariato a questo settore è fondamentale. Anche noi con l'amministrazione comunale di Milano abbiamo avuto numerose occasioni in cui abbiamo avuto modo di conoscere, di posso utilizzare questo termine, utilizzare la grande capacità di competenza e organizzazione di questo mondo che ha permesso di determinare un aiuto concreto ai cittadini. E in questo senso anche le competenze delle forze armate, in particolare dell'esercito, le conosciamo, non c'è bisogno penso di descriverle, ma su questo la capacità dell'intervento e la capacità organizzativa ci ha permesso in diverse occasioni di apprezzarlo. Anche qui nell'ambito milanese devo dire che noi, che come assessorato e come amministrazione comunale, abbiamo apprezzato molte volte questo aspetto. Diciamo che da una parte fortunatamente Milano come città non è teatro di situazioni emergenziali, abbiamo alcune piccole cose ma che diciamo si riescono a gestire facilmente,
però è importante che una grande città abbia la capacità organizzativa anche di mettersi al servizio, e l'abbiamo fatto anche per altre situazioni, sia nella regione che anche in altre parti d'Italia, sempre appunto secondo quelli che sono i meccanismi dell'organizzazione della protezione civile, quindi in rapporto con il livello provinciale e regionale, che sono su questo fondamentale. Certamente oggi il ruolo dei sindaci, anche con le ultime innovazioni normative, è abbastanza centrale, ma questo deve essere dentro una correlazione con le altre istituzioni, e soprattutto non un compito che si svolge all'interno, ma come capacità di valorizzare e di mettere a disposizione dei cittadini il grande patrimonio, appunto, di quelli che sono i soggetti che della partecipazione, come appunto le associazioni, la grande capacità di volontà e capacità organizzativa. Per questo anche abbiamo messo a disposizione anche in previsione di Expo, e abbiamo anche proprio nei prossimi giorni anche delle iniziative insieme con con la protezione civile provinciale, proprio inerente a questi prossimi appuntamenti importanti per la nostra città. Noi siamo anche in posizione degli spazi che ci dovranno aiutare ad essere capaci di affrontare l'Expo, e ancora prima anche il secondo, diciamo, semestre di quest'anno, che sarà per l'Italia, che avrà la presenza, appunto, il ruolo di presidenza a livello dell'Unione Europea, e ci saranno alcuni eventi, soprattutto in ultime parti di quest'anno, nel prossimo autunno, che vedranno qui ad esempio la presenza di molte delegazioni, soprattutto dal continente asiatico, e quindi sarà fondamentale anche la capacità di rispondenza del sistema di protezione civile per garantire anche in questi momenti la capacità alla città di saper affrontare. E per ultimo ringrazio il gruppo comunale che è qui presente, che i nostri operatori del Comune di Milano sulla protezione civile, che sono uno strumento fondamentale. Grazie ancora a tutti voi, e ascolterò con attenzione. Grazie all'assessore Granelli. È arrivato il momento di aprire il dibattito, con le vostre due interventi che interesseranno i relatori. Io partirei in ordine cronologico, magari coinvolgendo Valeria Zani nel soccorso alpino, perché è una realtà altamente qualificata e specializzata, che porta a compiere 7.000 interventi l'anno. Sicuramente è una realtà che va, che il volontariato di protezione civile, per esempio, vuole aiutare, vuole portare il suo contributo, ma nella modalità giusta. Come il volontariato di protezione civile si può relazionare col soccorso alpino per dare il proprio apporto? Beh, io credo che questo contributo di fatto esista da tempo, e si esplica in diversi modi. Adesso che all'interno dei gruppi di protezione civile si distinguono spesso delle eccellenze anche dal punto di vista tecnico, e quindi assolutamente sì, il coinvolgimento per quanto riguarda proprio anche l'attività tecnica vera e propria. Non ultimo, stavo dimenticando un aspetto fondamentale, che dei vari gruppi arriva, le unità cinofile. Ce ne sono tante, ce ne sono diversificate, sono presenti in maniera capillare su tutto il territorio, spesso diventano dei validissimi supporti che contribuiscono ad aumentare quella che è la nostra capacità operativa dal punto di vista cinofilo. Ma poi ancora un altro aspetto che io spesso mi sono trovato a sottolineare: quando siamo impegnati in interventi decisamente articolati che si sviluppano anche su più giorni e con più tempo, dai gruppi di protezione civile spesso arrivano quei supporti logistici che noi non abbiamo, perché non mi vergogno di dirlo, noi li abbiamo, non li abbiamo mai sviluppati, mentre invece arrivano dei gruppi di protezione civile. Mi riferisco, può sembrare banale, non lo è assolutamente, a quelle che sono le ventovaglie, a quello che è il ricovero per i volontari, a quelle che sono tutte quelle strutture logistiche che non sempre chiaramente troviamo sul territorio, perché ci troviamo spesso ad operare al di fuori dei contesti organizzati, al di fuori dei contesti in cui possiamo trovare un riparo per tutti quei tecnici che stanno operando da più tempo e che necessitano proprio anche di riposare, di rifocillarsi, e quindi di avere un ambiente adeguato per poter garantire poi delle competenze che siano sempre di primo ordine. Quindi secondo me la protezione civile si interseca perfettamente con il soccorso alpino e viceversa.
ognuno per i propri ruoli, ognuno per le proprie competenze. Non ci siamo mai scontrati, credo non ci scontreremo assolutamente mai, perché ognuno di noi ha sviluppato un certo tipo di competenze, appunto, ed è in grado di muoversi abilmente nel proprio ambito, nel proprio settore. Dicevo prima, siamo intervenuti anche per il terremoto, ma quando noi interveniamo per il terremoto diventiamo un ulteriore elemento da sfamare, da ospitare, perché non arriviamo né con le tende né con i supporti che invece la Protezione Civile ha, e di questo veramente noi siamo grati, a questo variegato mondo che è presente pressoché ovunque. Grazie a voi. I cani possono fare e cosa non devono fare, perché mi pare di capire che questa collaborazione c'è, che siamo a conoscenza, però non è regolamentata, diciamo. Quindi è un po' lasciata alle relazioni locali, alle relazioni tra le varie competenze. Beh, sì, mi permetto di aggiungere su questo aspetto un inciso significativo. In alcuni contesti, in Lombardia in particolare, che è quello che conosco meglio, con le province sono state addirittura siglate delle convenzioni, sono stati siglati degli accordi, anche dal punto di vista formale oltre che sostanziale, che regolano e regolamentano tutti questi aspetti. Non ultimo, a livello nazionale, con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il Soccorso Alpino ha una convenzione che di fatto si attua sotto diversi aspetti. Viene in mente uno che abbiamo visto, ahimè, purtroppo in televisione: i cani molecolari, i cani Blue Down, quei cani che abbiamo visto operare in alcune situazioni purtroppo tragiche alla ricerca di persone che in alcuni casi non sono state trovate, sono frutto anche dell'accordo col Dipartimento Nazionale. Mi viene in mente un altro aspetto, sempre col Dipartimento Nazionale, la camera interbarica, che è stata acquistata anche grazie ai contributi che arrivano proprio dal Dipartimento e che permette di avere a disposizione uno strumento che probabilmente conosciamo un po' tutti anche solo per sentito dire, che viene trasportato, addirittura trasportato anche via automezzi, come quelli che diceva prima il generale, che l'esercito mette a disposizione, che può raggiungere anche quei contesti dove non esiste uno strumento del genere, perché non ci sono ospedali o non ci sono strutture immediatamente utilizzabili, e tanti tanti altri aspetti, sicuramente da rafforzare questo aspetto di convenzione, questo aspetto di collaborazione. Beh, qui diceva prima l'assessore Voronini, come bergamasco, ma lavora a Milano. Il problema è che c'è stata già una prima conferenza riguardante la sicurezza per l'Expo da parte del dottor Casarotto. E lui ha parlato di picchi alcune giornate dell'Expo di 250.000 persone. Allora, io vorrei sapere dove vi state riunendo per studiare cosa, come, in caso di problemi, per esempio caso di intasamenti, di strade, raggiungere persone ferite o degli ospedali. Come vi state attrezzando? Perché sono molto curioso, perché io penso che bisogna fare miracoli per quelle giornate, poter disporre un sistema di apparato di sicurezza e protezione civile idonea a caso se dovesse succedere qualcosa, un incendio, un attentato o altro. L'organizzazione è tutto un sistema di protezione civile che ovviamente coinvolge dal comune alla regione, ma non solo un sistema legato alla protezione civile, un sistema ancora più ampio. Infatti c'è la regia della prefettura su questo sistema, che sarà sicuramente di impatto importante per il nostro territorio. Pensiamo a tutte anche le forze dell'ordine coinvolte, si parlava dell'esercito, i vigili del fuoco, quindi un sistema dove tutti gli attori dell'emergenza saranno presenti a livelli di comune, di provincia, anche la polizia locale. Una polizia locale che verrà sicuramente impiegata non solo negli ambiti territoriali legati all'Expo, quindi agenti di Milano, di Piero, di Rho, ma un sistema di polizie locali molto più ampio, quindi l'utilizzo di uomini, di mezzi, che non sono solo legati al territorio ma provengono anche da altri territori, quindi sono anche in via di definizione alcune strategie legate veramente all'utilizzo di uomini, di mezzi su scala regionale e non solo su scala comunale e provinciale. Mettendo insieme le parole dei tre relatori, uomini che sanno coinvolgere altri uomini in sinergia al servizio del Paese, con creatività istituzionale ed umiltà nell'intervenire.
Io ringrazio il relatore per il contributo che lancia tantissime idee, tantissime proposte, tantissime sfide e tantissime domande. Ecco, i volontari in questo chiedono veramente aiuto alle istituzioni anche per completarsi, poter veramente fare sistema con le istituzioni, perché i volontari in nessun modo si vogliono sostituire alle istituzioni, ma quelle situazioni che vedono un'istituzione poco operativa, i volontari purtroppo o per fortuna si sentono legittimati ad auto-organizzarsi. Quindi questo, facciamo tesoro delle parole del professor Valtò, perché il rettore mi ha colpito, ringrazio per il contributo che ha portato. Un po' per allacciare il nostro Presidente, per dire anche questo, l'istituzione dovrà anche facilitare, diciamo così, il volontariato, perché? Perché si va verso la professionalità, però guardiamoci intorno, siamo quasi tutti pensionati. Dunque, per rinnovare, per diciamo così, arrivare a fare quei compiti che voi e il futuro ci aspetta, ci vuole anche gente più giovane. Dunque dovrebbe anche facilitare chi lavora a fare il volontario. Grazie. E quando in protezione civile abbiamo sentito paragattisti, ci sono trizzati i capelli. Io invece voglio dire che la sua organizzazione è entrata in punta di piedi in un sistema collaudato e ci sta aiutando con le proprie competenze, abbiamo dei progetti comuni e veramente l'umiltà che riconosco a questa persona, a questa organizzazione, vi fa onore. Quindi grazie per il contributo che ci state dando e benvenuti nel mondo della protezione civile auto-organizzata, diciamo così. Grazie a tutti per aver accettato il nostro invito. Stasera noi compiamo un anno, è il nostro primo compleanno, non ne facciamo 60. Una data che abbiamo nel cuore, è stato un percorso comunque che ci ha visto avvicinare alla protezione civile a tappe, ci siamo tutti quanti conosciuti in Abruzzo nel 2009, facevamo parte di altre organizzazioni, ci siamo riconosciuti più che conosciuti e abbiamo imparato e stiamo cercando di lavorare insieme nel migliore dei modi. Io ringrazio tantissimo i volontari della nostra organizzazione che mettono tanto sacrificio, perché la protezione civile è anche tanto sacrificio, proprio perché la volontarietà va anche a occupare quello che è il tempo libero. Non solo i volontari, ma soprattutto le famiglie dei volontari della nostra organizzazione. Quindi grazie alle mogli, grazie ai mariti, grazie ai figli che sopportano l'assenza dei genitori. Questo è un ringraziamento sentito che voglio rivolgere anche a Simone Segna, Flavia Moro e Dario Basini che ci hanno accolto a braccia aperte. È un invito che mi permetto, anche se abbiamo solo un anno di anzianità, di rivolgere a tutte le organizzazioni di volontariato della protezione civile. Sfruttate il CCV, perché quando chiedete spesso vi aiutano, vi sanno rispondere, vi danno delle opportunità. Quindi intasate le loro mail e i loro cellulari. Vi ringrazio ancora e vi auguro buona serata. Come segno di ringraziamento ai relatori e al moderatore, e io chiamerei Denis, il paragrafista Denis Rivellini, che è il coordinatore di Milano, e gli chiederei di consegnare il nostro gagliardetto associativo a Zanni Valerio, che abbiamo già conosciuto a Roma, a Guidonia, per il corso SAR. Visto che il professor Bartolta è stato un ufficiale della Folgore, devo chiamare un altro ufficiale della Folgore, 183esimo, il paragrafista calabrese Pacido, coordinatore di Brescia. Generale Moschella, chiamerei il nostro pupilino anziano, il cosiddetto secondo in linea di successione, perché nella nostra associazione il paracadutista più anziano è il presidente onorario, in sua rappresentanza, Mauro Melchiota.
siccome Dario gli vogliamo bene, il gesto di amicizia a lui che gli ha detto lo facciamo donare alla nostra responsabile stampa Monica Fiora, che è nostra consigliera, lei ha detto la visita c'è anche sul retro per tutte le sue cariche che abbiamo visto. L'occasione per lanciare un ultimissimo invito sia ai giovani che ai giovani, ma facciamo entrare in protezione civile le donne che servono, veramente servono, sono ancora un po' poco. Nel salutarvi e chiudere questa conferenza, ho il protocollo che vorrei ringraziare il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ingegner Barber, che è qui presente, per la collaborazione che da quando la presenza dei Vigili del Fuoco a Milano ci sta dando. Quindi grazie, buon piacere. Grazie mille per il generale, il professor Baltotta, il generale Moscherba, grazie mille per i vostri interventi, buona serata a tutti e arrivederci alla prossima.